Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a leggere il capitolo 1082 di One Piece. Prossima settimana, ragazzi, c'è di nuovo pausa, c'è da tipo un mese e mezzo, 2 mesi che non si riesce a vedere 3 capitoli di fila. Boh, comunque prossima settimana c'è pausa, il prossimo capitolo esce il 12 maggio. Peccato, aspetteremo. Non ho idea di cosa sia successo ai miei capelli, non so perché oggi stiano su e non mi coprono la fronte, non stanno così, non ci facciamo domande. Comunque, che cosa è successo nello scorso capitolo? Abbiamo visto che Aokiji ha attaccato Garp e ha detto anche, effettivamente, io non me lo ricordavo, però ha detto che Barba Nera è, cioè, ha detto approfitti di questo momento ora che non c'è Teach, quindi Barba Nera non era lì in quel momento, ma evidentemente era sull'isola di Trafalgar Law. Non si capiva dal capitolo prima perché era a colori e non si vedeva che era un flashback, quello lì dove c'era anche Barba Nera che parlava con Aokiji, che gli spiegava della Sword e tutto. Comunque era un flashback. E nulla, quindi nello scorso capitolo si è visto che Aokiji è lì che sta difendendo l'isola di Barba Nera e sta attaccando anche Garp, però Garp gli fa comunque il culo. E poi c'è Trafalgar Law che è stato sconfitto da Barba Nera sull'isola di Whinnor. Beppo ha usato delle Rumble Ball, credo siano Rumble Ball perché si vedeva, pensava a Chopper quando le usava e poi, cioè, sembrava gliele avesse date Chopper. E poi, tipo, in realtà Barba Nera e Vanogger hanno detto: ma come il Sulong senza la luna? Quindi loro non lo sanno. Cioè, non è un Sulong, si vede, non è un Sulong, era giorno. Però, appunto, sembra abbia usato le Rumble Ball e è riuscito a salvare Trafalgar Law. Gli altri della ciurma saranno stati catturati da Barba Nera. Però Beppo è riuscito a salvare Trafalgar Law e sono scappati. Intanto il suo sottomarino è andato distrutto, però vabbè. E niente, vediamo adesso cosa succede in questo capitolo 1082. Vedremo se si vedrà qualcosa anche di Egghead o solo dell'isola di Barba Nera. Vediamo se si sta soffermando un po' solo su Barba Nera Oda, oppure ci fa vedere anche Luffy, oppure ci fa vedere anche altre cose. Vediamo un pochino. Comunque, capitolo 1082 si intitola Andiamo a prendercelo. Nel frontespizio c'è Chopper che sta mangiando Zeus come se fosse zucchero filato, cioè ha tipo lo zucchero filato in mano e poi sta mangiando anche Zeus. Ok, come era richiesta, Chopper scambia Zeus per dello zucchero filato e tenta di mangiarselo, ecco, infatti. Vediamo anche quando ricominceranno le storie dei frontespizi. Comunque, prima pagina. No, raga, in che senso? Il viceammiraglio T-Bone, tanto amato dai marini e dai cittadini, è deceduto. Che senso? Perché è morto T-Bone? Che è successo? Ma la causa di questo sciocco decesso non viene resa pubblica dalla Marina. Come mai? Così boh, totalmente a caso, che c'entra T-Bone, poverino? Cioè, era anche un bel personaggio. Così totalmente a caso, quartier generale della Marina, vediamo qua che succede. Ah, Tsuru sta dicendo, cioè tipo Sengoku gli fa pugnalate alle spalle dalla stessa gente che cerchiamo di difendere, questo è troppo. E Tsuru gli risponde, d'altronde le taglie sulla testa dei Marine non attirano solo i pirati. Perché effettivamente adesso c'è anche questo discorso della Cross Guild che mette le taglie sulle teste di Marine. E poi dice, è del Regno di Pepe che si parla, uno dei paesi col più alto tasso di morti per la fame. Povertà e denaro cambiano le persone. Questo regno qua non si era mai sentito. Però no, dai, T-Bone mi dispiace veramente un sacco. Perché? Cioè, a parte sembrava non fosse più un personaggio importante, invece evidentemente, oppure l'hanno fatto morire proprio per questo. Però peccato, c'era così bellino. Intanto c'è la capretta di Sengoku che continua a mangiare la carta. No, ma in che senso? Cioè, dice, non per difendere il colpevole, ma se tutto ciò era stato pianificato, allora abbiamo sottovalutato il clown superstar. Ma, cioè, hanno sottovalutato Buggy? A me pare l'abbiano anche sopravvalutato troppo, cioè, 3 miliardi a Buggy, che è più scarso di Usopp. Questi gli danno 3 miliardi? Forse l'abbiamo però sottovalutato. Ma che sottovalutato? Ma per favore, dai. Sengoku chiama Garp, fa, Ina, dov'è Garp? Deve assolutamente provare questo Moshi. Cioè, non è che dice deve trovare il colpevole o qualcosa, no, deve provare il Moshi. Quindi Sengoku e Tsuru non sapevano che Garp fosse andato ad Hachinozu. Ah, non lo sapevano? In effetti, cioè, Aokiji aveva detto che la Sword agiva un po' per conto suo così, però non pensavo. Nuovo mondo, Caraibari, l'isola di Buggy, ragazzi, attenzione. Ah, ma è stata una persona normale a far fuori T-Bone? Cioè, tipo Buggy che fa complimenti a questo tipo e questo qua, che sembra anche abbastanza povero, dice, a dire il vero, io vorrei solo del denaro per la mia famiglia. Buggy gli fa, ne avrai, d'altronde hai fatto fuori un viceammiraglio. Cioè, una persona normale ha fatto fuori T-Bone? Ma com'è possibile, dai? Ah, e lui gli dice, cioè, Buggy gli fa, diventerà un pirata, poi tutti dicono, ammira, questo pirata è Buggy, uno dei quattro imperatori, ma sai chi è davanti? Il solo Buggy, l'unico Buggy. E poi entra uno e gli fa, chiedo scusa, unico baguette, ti sembro forse un panino, gli risponde Buggy. Finalmente ci siamo, la nave della Cross Guild è pronta, la nave della Cross Guild. Alla nave ci pensano i miei uomini. Vediamo un po'. Ma che è sta nave? Ma è orribile, infatti anche Buggy fa, La polena è il vostro volto, presidente Buggy, è proprio bella, ma come? E infatti i Crocodile e Gnocchi fanno, ti aspetti che saliremo su una nave del genere? In sala riunioni ora? Bellissimo, bellissimo. Comunque è bello che stiano facendo vedere la Cross Guild. Sarebbe bello se ci facessero vedere anche qualche altra taglia della Marina. Che abbiamo visto non vanno in base ai milioni di berry, però, cioè diciamo vanno in base alle stelle. Ogni stella equivale a 100 milioni di berry. Infatti tipo Kobe valeva 5 stelle.
Hanno massacrato Buggy e hanno di nuovo appeso la sua testa a un gancio. Che bello. Attenzione, c'è un flashback. 24 anni fa, il giorno dell'esecuzione di Roger. No, raga, no. No, 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 no. Dice Buggy, ora sono. Cioè, vabbè, il flashback era una cosa così, una scenetta così. E dice Buggy, cosa ha spinto Shanks a muoversi proprio ora? Diamine, ora ormai sono al suo stesso livello, dice. Ecco perché diventerò il re dei pirati. Io vi giuro, se Oda fa diventare Buggy re dei pirati per il meme, butto all'aria ogni cosa, perché non è possibile, no. Questa è una cosa che proprio non voglio vedere. Ok, lo scherzo è tutto. Già sul fatto che sia imperatore. Non mi va tanto a genio, però se proprio vogliamo, ma Re dei Pirati spero non lo diventi mai, cioè un titolo che spetta solo a Ruffy, non può diventarlo nemmeno per scherzo, no, no, spero proprio di no. Cioè Crocodile e Mihawk non vogliono, infatti giustamente Mihawk fa, vuoi farci scontrare con il rosso, barba nera e cappello di paglia? E Buggy fa, ci basterà solo anticiparli in questa caccia al tesoro, guardate, sono parole come queste che accendono l'animo dei pirati. E poi tipo inizia a parlare con Lumacofono, parla... Tipo un altoparlante, lo usa come altoparlante, parla a tutti i suoi sottoposti e dice andiamo a prenderci, cioè tipo li sprona così e dice andiamo a prendercelo, il One Piece è nostro. E tutti sì, infatti tutti esultano e poi ci sono Crocodile e Mihawk che sono tipo ma che, cioè tipo arrabbiati. Grand Line, regno di Kamabaka? Come regno di Kamabaka? Siamo ritornati all'armata rivoluzionaria? Boh, vediamo che succede. Cioè già avevano lasciato a mezzo la cosa di Orso che tipo era andato verso Marineford e bisognava capire cosa volesse fare, tipo Dragon cercava di fermarlo, Ivankov uguale, vediamo cosa succede. Ci sono questi quattro personaggi nuovi che non ho mai visto, uno sembra l'uovo del gatto con gli stivali, dice tipo scommettiamo che è una nemica, quanto puntate? E un altro ci sto, per me è Sabo che ritorna, punto 1 milione, ma magari. Vediamo, armata rivoluzionaria, viceammiraglio dell'armata dell'Ovest, viceammiraglio, boh. Usciano, sottoposto di Morley. Armata rivoluzionaria, viceammiraglio dell'armata dell'Est. Airu, sottoposto di Belobetti. Viceammiraglio dell'armata del Sud, Gambo, sottoposto di Limburg. E viceammiraglio dell'armata del Nord, Giron, sottoposto di Karasu. Ok, abbiamo visto anche dei personaggi nuovi dell'armata rivoluzionaria. No, raga, è tornato Sabo? È Sabo davvero? Signor Dragon, signor Iva, Sabo è tornato. Davvero? Ma allora sta bene. È tornato Sabo? Dice, questa è una nave di Lulusia. Lulusia, il paese è sparito nel nulla? Poi vi spiego, ma prima facciamoli riposare. Sabo, sembra che abbia portato qualcuno di Lulusia qua. Sabo, stavo per spararti. Ok, abbiamo visto che Sabo è vivo, bene, bene così. È vivo e ha salvato, sembra, anche qualcuno di Lulusia. Ma come avrà fatto? Ah, dice, non ero a Lulusia in quel momento. Fa benvenuti i bifolchi di Lulusia, mi ricordo bene di voi, gli fa tipo Bello Betty. Mi spiace per ciò che è successo al vostro paese, so che volete entrare nell'armata rivoluzionaria. Sì, per favore, quindi vogliono entrare. Gli abitanti di Lulusia vogliono entrare nell'armata rivoluzionaria? Ho saputo di Orso. Ecco, ora stanno parlando di Orso, mi sa. O glielo sta dicendo Sabo? No, glielo sta dicendo Sabo, dice ho saputo di Orso. Ah, ok, dice Dragon, probabilmente era programmato per tornare a Marigioa a un certo punto. Ma non lo so, secondo me. Non lo so. Secondo me Orso un po' della sua umanità l'ha ancora conservata. Boh. Dice Sabo, questo Reverie è stato il caos. Vi racconterò la verità su cosa è accaduto nella Terra Santa di Marigioa. Mamma mia. Questo, raga, cioè, ci sta la pausa perché però veramente voglio sapere qualcosa nel prossimo capitolo. Racconterò la verità su cosa è accaduto nella Terra Santa di Marigioa. Ora chi lo ferma, Sabo? Cioè, nessuno lo può fermare. Prima sembrava, si è detto Imma, vabbè, ha distrutto Lulusia. Ora, buonanotte, non si saprà più nulla. Ma ora sta per raccontare tutto. Io, raga, spero che si veda nel prossimo capitolo, eh. Cioè, non voglio aspettare altri mesi, se non di più, per sapere queste cose. Secondo me succederà così, però, cioè, no, spero si veda il prima possibile. Cioè, vi racconterò la verità su cosa è accaduto nella Terra Santa di Marigioa, mamma mia. Che dire, ragazzi, capitolo bomba, veramente, cioè, bello bello. Più che altro perché oltre a essere successe cose belle, abbiamo visto la Cross Guild, un sacco di roba sulla Cross Guild. Cioè, non abbiamo visto né Barba Nera, né Egghead, ora ci stanno facendo vedere altre cose in più, perché Oda veramente, ora cioè, se vuole concludere veramente entro 3 anni, è impossibile, secondo me almeno altri 4 dura One Piece, però se vuole concludere entro 3 anni, deve farci vedere tutto ora, cioè non può aspettare tanto, deve farci vedere un po' tutto quello che sta succedendo, più che altro perché se, come dice lui, una guerra enorme, sicuramente sarà su più fronti, almeno diverse cose ce le deve far vedere. E appunto, Egghead ora si è fermato, ci ha fatto vedere Barba Nera, ora si è fermato anche con Barba Nera e ci sta facendo vedere la Cross Guild e l'armata rivoluzionaria, ci ha fatto vedere quattro nuovi personaggi, Sabo è tornato e ora Sabo racconterà le cose di Marigioa. Io raga, boh, non so veramente cosa aspettarmi, cioè, non so proprio cosa aspettarmi. Non vedo l'ora di andare avanti con questi capitoli perché c'è spettacolo davvero. Quindi Buggy adesso partirà, cioè partirà o meno.
ha spronato i suoi uomini per andare a cercare One Piece, quindi lui lo vuole cercare. Io spero veramente non diventi il re dei pirati, se no, ragazzi, mi arrabbio parecchio. Quindi, insomma, abbiamo visto un po' di cose della Cross Guild e poi abbiamo visto questa cosa dell'armata rivoluzionaria. Abbiamo visto quattro nuovi personaggi, i sottoposti del nord, del sud, dell'est e dell'ovest. E Sabo è tornato, ha portato con sé le persone del regno di Lulusia e quest'ultime vogliono entrare nell'armata rivoluzionaria. Bellobetti sembrava li conoscesse di già, quindi boh. Forse c'era già andata, chi lo sa. E poi ragazzi, c'è Sabo che sta per raccontare le cose successe a Marigioa. Io, boh, poi prima o poi si vedrà anche Dragon in azione, spero. Ma ragazzi, questi capitoli, io vi giuro, boh, quest'ultima saga secondo me sarà tutta bellissima. Cioè non ci sarà un capitolo meno bello, saranno tutti capitoli bellissimi, veramente uno più bello dell'altro, secondo me. Comunque sì ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo capitolo, io spero davvero che vi sia piaciuto. Ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Se vi siete persi gli altri video dei capitoli, trovate la playlist qua sotto in descrizione oppure qua in alto a destra. Ditemi appunto cosa ne pensate di questo capitolo, scrivetemi le vostre teorie. Io ho visto anche su internet tipo un possibile alleato della Cross Guild. Non ho guardato chi fosse. Però ho visto che appunto qualcuno ipotizza su un possibile alleato che potrebbe entrare nella Cross Guild. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se c'è qualcuno che secondo voi può entrare nella Cross Guild, ditemi un po'. Comunque scrivetemi anche le vostre teorie qua sotto nei commenti, mi piace sempre discutere con voi di queste cose. E che dire ragazzi, se non seguite la playlist di Minecraft andatela a vedere, la trovate qua su in alto a destra oppure fra le playlist. Passate anche da Instagram e TikTok, vi lascio sempre qua sotto in descrizione oppure qua nella schermata. E niente ragazzi, detto questo io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!